Il parterre artistico del Fashion Gold Christmas si arricchisce, un duo comico di una parodia esilarante, loro sono Chuck e Medico, mi faccio dire un attimo da loro chi è il Chuck e chi è il Medico. In realtà io sono Chuck e lui dovrebbe essere... Medico senza laurea chiaramente, chiede un nome e solo un soprannome. Dal napoletano appunto ciaccare e medicare, l'abbiamo tradotto, perché uno ciacca proprio materialmente con le parole e l'altro in italiano cerca di arginare i danni del matto. Quindi Suturi, le sue ferite, sì. Di che ferite parliamo? In realtà io ciacco veramente, pure nel caso qualcuno sapesse, io ciacco proprio, quindi un po' meno, però ciaccare nel senso io la butto, io vado di liscio, senza barriere, quindi vado forte. Napoletanità verace per eccellenza. Senti ragazzi, so che siete in tournée, ovviamente il teatro, la vostra dimensione, la palestra di formazione per un vero artista, l'interazione col pubblico? Sì, in realtà noi siamo in scena il 26, 27 e 28 dicembre con uno spettacolo nostro di Chuck e Medico, scritto da... No, lo spettacolo è di Luca Giacomozzi, un autore romano. Noi chiaramente abbiamo adattato l'ironia napoletana, che è completamente diversa da quella romana, e l'abbiamo riadattato in napoletano. Lui è il nostro regista proprio, Ernesto è stato il regista, quindi abbiamo fatto sta cosa che dovrebbe essere una cosa carina, quindi dovete venire. Senti, una domanda che ti voglio fare, perché un po' ti conosco, no? Un DJ che si scopre con la vocazione della recitazione. Lui fa lo speaker. No, ecco, vabbè. Speaker, DJ, nel senso di capire, lo speaker comunque alla fine lo strumento deve essere anche un mixer, va alla lunga. Chiaro, chiaro, perché comunque sta lì a miscelare appunto anche la situazione. Sì, la nascita è i locali, poi il passaggio ai villaggi turistici e poi sui palchi dei villaggi ho detto, caspita, mi piace sta cosa che io parlo e ridono, parlo e mi ascoltano, anche se non sono ubriachi nel locale, mi è piaciuta quella cosa. Come nasce una battuta? La battuta dalla schiacciata, in base da un errore, cioè la battuta nasce da un suo appoggio, lui è diciamo il mio centrocampista centrale, quello che mi mette la palla davanti alla porta e io faccio gol. Veramente mi ricordo che il bomber era lui quando ci giocavo. Anche perché noi io e Davide abbiamo giocato a calciotto insieme e ti dirò, anche Davide è un bel piede, siamo andati nello sport come napoletani medi proprio. Adesso un'anima trasversale e colorata come la tua non mi fa effetto che oggi calchi un palcoscenico, insomma, perché è una questione di indole la tua. Senti, invece volevo sentire una gag giusto per capire un attimo i vostri tempi. Ma no, sai, Davide, noi non amiamo fare comicità poi durante le interviste, perché è un mezzo diverso il nostro è quello degli attori, noi non siamo proprio comici, noi siamo attori che si prestano a delle piccole web series e lì poi nasce proprio come nel cinema, c'è una sceneggiatura. All'inizio improvvisavamo ma parlavamo del più e del meno, oggi invece cerchiamo proprio di dare una strada cinematografica alla cosa. Una battuta alla trasmissione col vostro timbro d'autore. Il nome vero, eh? Il nome vero della trasmissione? Ah, è praticamente Davide Guida Photo Art, il nostro editore. Davide Guida Photo Art, complimenti, e poi lui si riporta. Veramente si forte, veramente Davide Guida, sei un numero uno, che ti devo dire. Questa miscela fra il napoletano e l'italiano. Veniamo a trovare a teatro, grazie. Va bene? Ti aspettiamo. Grazie.